Una buona giornata e bentornati con un nuovo giorno. È scattato l'allarme rosso per la vicenda dell'Ilva di Taranto. 12 ore ad altissima tensione nell'incontro tra il Premier Conte e l'azienda incaricata che avrebbe dovuto mantenere il controllo del siderurgico di Taranto. Il rilancio è una priorità e le richieste dell'azienda sono inaccettabili, ha detto il Premier Conte, ma sull'immunità restano intatte le tensioni nella maggioranza e nel Movimento 5 Stelle. Al momento la via concreta, dice Conte, è il richiamo alla responsabilità. Ha chiesto sostanzialmente all'azienda di proporre entro 2 giorni una nuova proposta. È una delle poche volte che Conte pone il suo accento sulla serietà del problema e sono parole che danno il tono di una fumata nerissima registrata dopo l'incontro con i vertici dell'azienda. Paura ad Amsterdam per un falso allarme che ha fatto scattare le procedure di emergenza in caso di dirottamento. Un comandante della compagnia Air Europa ha erroneamente premuto un pulsante d'allarme. Non è successo nulla, siamo spiacenti, così la compagnia aveva messo in evidenza con uno comunicato stringato di sole 2 righe. L'allarme era scattato poco prima delle 20 nello scalo olandese, uno dei più trafficati d'Europa. Il pilota ha premuto il pulsante per l'allarme dirottamento e tra l'altro poi pian piano la situazione si è risolta intorno alle 20:30, quando la polizia ha reso noto che tutti i passeggeri sono stati sbarcati dall'area e che dopo una attenta perquisizione è stato appurato che non c'era alcun dirottatore a bordo. Occupiamoci adesso di cronaca: blitz da parte dei militari del nucleo operativo ambientale della polizia di Bari e dei carabinieri del reparto di Monte Sant'Angelo, che hanno sequestrato una discarica abusiva di rifiuti speciali. Tra l'altro l'operazione di polizia congiunta insieme ai militari della Guardia Costiera di Manfredonia e di Lesina. Dopo una lunga attività investigativa hanno individuato nel comune di Lesina un'area di circa 2000 metri quadri adibita a deposito abusivo. Ovviamente l'inchiesta è a carico di ignoti e spaziano dal genere pericoloso di cose all'attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Occupiamoci adesso di occupazione e lavoro, perché secondo un rapporto dello Svimez purtroppo tanti giovani non lo trovano nel nostro paese, almeno nella nostra regione, e sono costretti ad emigrare. Dalla redazione del TG Blu, Sara Pacella.